Raccontaci un po' di com'è nata la tua passione per le moto. La mia passione per le moto parte da molto lontano, perché fin da bambino comunque sono stato contagiato. Da motociclista pure semplice, poi sono approdato a questo genere di moto in seguito all'apertura di questa azienda con la quale produciamo prevalentemente complementi d'arredo, e da un anno e mezzo, due, abbiamo appunto per passione provato a trasferire la nostra poetica dall'ambito diciamo dell'arredamento degli interni sulle moto, quindi tagliando, modificando i telai e sempre partendo dalle lamiere di recupero dei bidoni industriali e quindi conservando il colore e la lavorazione in modo un po' grezzo e molto manuale. Passione per la moto sin da piccolo, abituato a mio padre, sempre avuto moto, poi piano piano crescendo abbiamo cominciato con gli scooterini, a mettere le mani nei primi scooter, lavorazioni, poi siamo passati a queste moto qua e Ci piaceva l'idea di avere noi queste moto in prima persona a guidarle e poi poterle anche preparare per persone che venissero da noi a chiedere questo tipo di preparazione su questo tipo di moto. Ci piace, la cosa ci diverte, e ci troviamo tanto bene insieme, la cosa ci piace un sacco. A mettere le mani a quanto già i motorini quando ero ragazzino, poi è sfociata sulle moto e insomma sì, noi partiamo da essere fabbri, quindi lavoriamo il ferro. Infatti le nostre moto sono tutte fatte interamente a mano, proprio dal ferro grezzo, e insomma questo è un po' il nostro credo, ecco. I was doing many things like building engines for two stroke bikes, Yamaha RD YPVS and the 250 LC. Then I want to do something different, some old thing, buy a cheap base and customize it a little bit so to my what I like. The passion started with him, friend of mine. He showed me a lot, so we always screwing, so and now I got a work and got a little money, so I bought a motorbike and I'm study graphic design, so it's related somehow to the build. Io sempre, fin da giovane, ho sempre lavorato sulle moto, ho sempre avuto questa passione. Ho lavorato diversi anni nelle classiche concessionarie come meccanico per fare esperienza, dopodiché ho deciso di mettermi in proprio. Quello che si cerca su ogni moto è proprio di differenziarsi da quello che ormai in giro c'è già tanto, si è già visto tanto, quindi si cerca di uscire il più possibile da quello che c'è già in giro. Io lo faccio solo per passione, per creare un qualcosa di particolare sul mercato, che poi è un mercato molto ristretto perché voglio fare solo per hobby. E posso dire soltanto che bisogna tirare fuori queste moto vecchie, queste moto d'epoca vanno ritirate fuori perché hanno uno stile, hanno una vita e vanno fatte girare. E possono regalare ancora tante emozioni. Tantissime emozioni. E tanti sorrisi. Assolutamente sì. Nasce la vostra filosofia costruttiva? Beh, diciamo che già in tutto quello che facciamo per quanto riguarda l'arredamento tendiamo ad essere molto diciamo estremi, o comunque a seguire molto il nostro gusto personale, che di solito abbiamo visto si differenzia da quello che è un po' la massa, e di conseguenza abbiamo proprio cercato di fare qualcosa che ci piacesse e che ci rispecchiasse senza compromessi. Partiamo da moto che hanno uno scarso valore commerciale, quindi prevalentemente moto d'epoca, ma comunque che non hanno raggiunto un tale livello di ricerche che ne hanno fatto lievitare il prezzo negli anni. Vedo un po' dalla moto, decido un po' la forma, lo stile che può venire fuori meglio della moto, un po' vintage, non troppo moderno. Proprio una cosa un po' classica. Un gusto retro, diciamo. Un gusto retro. Cerchiamo di seguire un nostro filo conduttore, che comunque anche guardando le moto si riesce sempre a trovare similitudini in ogni moto che facciamo, e poi tendiamo sempre a parlare col cliente, prima persona, perché comunque è lui che deve dare le prime direttive su come vuole il tipo di moto, e noi cerchiamo di accontentarlo più che volentieri, restando sempre all'interno dei nostri dettami stilistici.
Quello che dobbiamo riuscire a comunicare è che comunque nella realtà andare a in un atelier che fa moto su misura è un po' come andare dal sarto. Esattamente, il gioco poi, perché fondamentalmente è anche una passione, un gioco, e arrivare ad avere un mezzo unico, un mezzo particolare. Noi non replichiamo mai quello, le moto che facciamo sono tutte numerate, hanno una cinghia numerativa e non andiamo mai a replicare il singolo prodotto, quindi alla fine dell'evoluzione del mezzo hai un mezzo tuo, personale, unico. Noi cerchiamo sempre di accontentare un po' quello che il cliente ci chiede in base alle esigenze del cliente. È chiaro che cerchiamo sempre di tenere un po' la nostra impronta, che insomma ci deve un po' rappresentare in tutti i generi che facciamo. Seguo più quello che piace a me, ovviamente entro i limiti che ti impone il cliente, però cerco di seguire un mio stile, provando anche spesso cose fuori dal normale, facendo esperimenti su moto che normalmente non vengono customizzate. Mi piace, insomma. Impressioni? Positive, un bel ambiente, bella gente, ci piace. Venendo dal mondo dell'arredamento, l'ambito motociclistico è molto più gioviale, molto più semplice, amichevole, quindi si tende in ogni occasione a fraternizzare o comunque a creare rapporti umani che sono molto piacevoli, e di conseguenza questo è stimolante.